Puzza al calcio a 5, vittoria e salvezza in Serie B per la Vis Gubbio che batte 5-2 Corinaldo e conquista la permanenza in Serie Cadetta e Bettelli guarda già al futuro con ottimismo. Ciclismo successo per il Gran Premio Semonte a Gubbio con amatori over 50 impegnati in una competizione che ha visto numerosi al via. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione sportiva alla TRG. Apriamo con il calcio con il Gubbio che Lega Pro ha ripreso ad allenarsi in vista del match di sabato prossimo alle 14.30 contro il Pordenone al Barbetti, per il rossoblu non ci sarà l'Oporto squalificato mentre il Ramarri, a cui basta un pareggio per accedere alla Serie B, dovranno rinunciare a Berettoni che sconta il secondo dei due turni di stop. Intanto è vera rivoluzione per il futuro. Nella serie C, dopo le novità varate ieri dal presidente Ghirelli con lo stop delle liste di prestiti da categorie superiori a partire dalla prossima stagione. Le società infatti di Lega Pro non potranno avere più di sei eh, prestiti dalle eh, categorie superiori. Per il resto, solo giocatori di, giocatori di vivaio o di proprietà. Parliamo di calcio a 5 perché la Vis Gubbio batte Corinaldo. Nell'ultima gara casalinga della stagione, guadagna la salvezza matematica in Serie B. Un nuovo miracolo sportivo per il sodalizio di Patron Lauri e del tecnico Marco Bettelli. Vediamo. Una vittoria che vale la salvezza in Serie B per la Vis Gubbio che nell'ultima gara Casalinga di campionato in una polivalente gremita mette sotto 5-2 il Corinaldo, diretta avversaria per la permanenza, e guadagna i tre punti della matematica certezza di poter rigiocare la Serie Cadetta. Un successo limpido e fondamentale per il quintetto di Marco Bettelli, trascinato da una tripletta di Kocic e dai gol di Capitán Martella e Leite l'obiettivo della società era la salvezza però chiaramente non siamo realmente mai stati coinvolti nella lotta perché comunque abbiamo sempre avuto sotto da un minimo di 4 a, a, fino a anche 7 squadre in qualche momento del campionato sotto di noi e quindi è chiaro che fino a che non c'è la consacrazione matematica bisogna comunque nel calcio, il calcio ci insegna che bisogna stare sempre attenti e quindi siamo arrivati a questa penultima giornata nonostante 26 punti che negli altri gironi sarebbero bastati già a gennaio per salvarsi. Eh, siamo arrivati a 26 punti, ancora non salvi matematicamente, però, ripeto, anche per eh, un po' eh, dire il, il giusto sul campionato della Visgubbio, la Visgubbio realmente non è mai stata coinvolta nella lotta per i play-out. Eh, è soltanto eh, si aspettava la consacrazione matematica che è venuta contro una squadra che teoricamente era una diretta concorrente, ma in cui oggi si è vista una differenza nettissima tra le due squadre. Anche Memory delle beffe che abbiamo subito eh, in questo girone di ritorno, soprattutto negli ultimi minuti, eh, volevo che non abbassassero la tensione e che eh, andassero alla ricerca di più gol possibili da poter gestire nel finale. E quindi, su qualche occasione, magari sprecata per cercare qualche preziosismo di troppo, mi sono un po' arrabbiato perché eh, poi in passato queste piccole disattenzioni le abbiamo pagate negli ultimi minuti, perdendo, pareggiando partite che eh, sulla carta erano vinte, quindi il nostro problema di quest'anno è stato un problema soprattutto di testa. Probabilmente io non sono stato bravo nell'arco dell'anno a lavorare su questo, sulla testa dei giocatori eh, e siamo arrivati a questo momento così. Però mh, devo fare i complimenti innanzitutto alla società che si è dimostrata serissima eh, credo sia una delle poche società, è una società modello e alla fine anche i giocatori perché molti erano una prima esperienza in B sicuramente vedendo gli organici delle squadre, vedendo il, il gioco, vedendo tutto quanto, c'era rammarico perché potevamo fare molto di più. Però, eh, essendo il primo anno, ripartiamo sapendo dove abbiamo sbagliato per poter migliorare il prossimo anno. I presupposti societari e tecnici per una seconda stagione in via ad alto livello ci sono tutti, secondo Bettelli, che guarda con ambizione al futuro parlando anche di Serie A. I giocatori valuteremo, questo è un gruppo che noi non vogliamo assolutamente smembrare ma rinforzare. La società è una società ambiziosa, vuole regalare a Gubbia, alla città, delle soddisfazioni e se c'è la possibilità, magari non subito il prossimo anno, ma con un progetto biennale regalare la Serie A. E quindi il prossimo anno la squadra verrà rinforzata, faremo ancora un altro passo, speriamo, in avanti sulla classifica per poter poi... Eh, pro, progettare programmare anche qualcosa di meglio. E la telecronaca, la replica della telecronaca di Visgubbio Corinaldo andrà stasera in onda alle 22 sul canale 111 di TRG1. Serata di grande volle invece quella di oggi al Palabarton con la Sir Perugia che apre la serie di semifinale scudetto contro l'Azimut Modena al meglio delle cinque partite. In campo gli ex Zaytseve Anzani guidati dal mostro sacro Julio Velasco. In casa Perugia non ci sarà Tanasievic, che ha visto ridurre a una giornata i due turni di squalifica dopo la bagarre finale contro Monza, mentre sarà disponibile il centrale Ricci a cui la squalifica è stata commutata in una sanzione. I match successivi saranno poi in calendario la sera di venerdì santo a Modena, lunedì santo ancora al Palabarton di Perugia e poi gli eventuali match eh, numero 4 il 25 aprile a Modena e la bella eh, se necessario il 28 aprile ancora a Perugia. Che è successo invece nel ciclismo per il Gran Premio Semonte di scena Gubbio con amatori over 50 impegnati in una competizione che ha visto al via numerosi partecipanti provenienti da tutta Italia. Vediamo. Successo sabato scorso per il Gran Premio Semonte, storica manifestazione di ciclismo giunta alla 43esima edizione. La gara è stata organizzata da Danilo Mischianti in collaborazione con il Velo Club Gubbio, di cui è tesserato, associazione presieduta da Giancarlo Nardelli. La manifestazione era valida come tappa del campionato regionale AICS e come prima prova del campionato Gubino, che assegnerà il titolo nella gara di Padule del prossimo 3 agosto. Sono stati circa 170 60 partecipanti provenienti da varie regioni del centro Italia, suddivisi in due distinte partenze in base alle fasce di età fino a 49 anni e over 50. Al via 15 cicloamatori e gubini: 8 dei quali del Veloclub Gubbio, 4 della DF Bike di Gubbio e altri 3 tesserati con squadre umbre. La gara prevedeva quattro giri in un tracciato che si sviluppava nella pianura Ugubina per un totale di 72 km con arrivo in leggera salita a Semonte. Primo tra gli under 49 il marchigiano Davide Tonucci, seguito dai due umbri Mario Calagreti e Riccardo Cicognola. Anche tra gli over 50 ha vinto un marchigiano Gianni Papa, seguito dal romagnolo Mauro Mondaini e dall'umbro Stefano Ferminelli. Degli Ogubini i migliori piazzati tra gli under 49 sono stati Roberto Casagrande della Cicli Alpine Beltrami, nono assoluto, seguito in undicesima posizione da Gabriele Tironzelli del velo Club Gubbio mentre tra gli over 50 due ciclisti del entrambi Velo Club Gubbio cioè Giancarlo Nardelli giunto decimo assoluto e Danilo Mischianti che nonostante le fatiche organizzative si è piazzato quindicesimo assoluto ad aggiudicarsi vari premi di categoria anche gli ogubini Gabriele Tironzelli Andrea Bellucci e Leonardo Barbetti dopo questa prova il Velo Club Gubbio si trova al secondo posto a squadre nel campionato regionale ICS mentre Giancarlo Nardelli e Danilo Mischianti conducono rispettivamente le categorie M5 e M6. Al di là dei risultati è stato un bel pomeriggio di sano agonismo per uno sport come quello del ciclismo che è alla portata di tutti e che non ha barriere anagrafiche come anche questa manifestazione ha dimostrato. Chiudiamo con un'occhiata al judo, per Soddisfazioni per il judo codo cangubio guidato dal maestro Dario. Dionisi è arrivata infatti un'importantissima medaglia di bronzo al Trofeo Italia Figilcam eh, Esordienti B, disputatosi il 14 aprile scorso a Riccione con 750 partecipanti da tutta Italia. L'atleta Gubino Bastia, Edoardo Bastiani, 66 kg, è riuscito nell'impresa di arrivare sul terzo gradino del podio, disputando 5 incontri ad alta tensione con grande carica agonistica in una categoria che vedeva al via 34 atleti. Dunque grande soddisfazione per il Giudo Codo Cangubbio della presidente Roberta Moscetti Castellani. Alla competizione hanno anche partecipato Riccardo Staccini e Edoardo Monacelli nella categoria 46 kg che vedeva presenti 75 atleti. Altro risultato prestigioso lo hanno ottenuto gli esordienti A nell'ultima tappa del Gran Prix regionale invece di scena a Spoleto, oro per Luca Tamagnini e per Andrea Morra per Tommaso Capponi e argento per Giacomo Pierotti. Con quest'ultimo appuntamento si è delineata anche la classifica generale. Ed è stato assegnato il titolo di campione regionale nelle varie categorie di peso. Luca Tamagnini, con tre ori, si è aggiudicato il titolo nei 36 kg. Tommaso Capponi, altre tre vittorie per lui, ha conquistato il titolo nei 55 kg. Secondo posto per Andrea Morra nei 45 kg. Infine, secondo posto per Giacomo Pierotti nei 36 kg. È tutto per lo sport per questa serata, la replica intorno alla mezzanotte 30, edizione che ritroverete domani sul sito trgmedia.it. Grazie e buon proseguimento di serata con TRG.